quando il mulo al tirare carezza e i soferi su una serresce, odor de braccia appena rudace, profum de capa appena segace, quando la sera si indanda stala, prima il rosario e dopo a quintala, a smuta il ghia chi te, la fontanina dol canto strecce. Fontanina dol canto strecce, a pensare che il maera si urge, la tua acqua cioccale sentì, da preghe tornando il tuo cantoni. Fontanina dol canto strecce, a ricordo di te passaggi, to che vagni al tuo posto resta, me ne per anche di nuovo con voi, eccoci qui per un altro appuntamento della rubrica che è partita soltanto un paio di settimane fa e che vuole raccontarvi la storia, i ricordi, i racconti della nostra Valle Seriana. Per la verità qui non siamo in Valle Seriana, poco distanti comunque, siamo in una valle tutta speciale, in una valle dove il sole, grazie a Dio, non manca mai, soprattutto su questi pendii che state vedendo anche nelle immagini, anche se oggi naturalmente manca davvero perché abbiamo scelto una giornata piovosa. Poco importa, importante che il sole arrivi quando serve e vi posso garantire che qui sulle colline di Scanzo Rosciate, del comune di Scanzo Rosciate, il sole arriva e fa maturare quello che è un prodotto davvero importante, un prodotto generoso, un prodotto che la terra proprio qui in questa zona dà davvero con grande amore, con grande cuore, possiamo dire così. Siamo presso l'azienda agricola, anzi vinicola per meglio dire, il termine è quello giusto, azienda agricola Lucchetti, mi pare di aver capito, della famiglia Bergamelli di Nembro. In mia compagnia c'è Manuel Bergamelli, che lo saluto, buongiorno. Buongiorno. Lo vedo, conosco il papà, conosco insomma diciamo qualche grado di parentela, ma lo vedo qua per la prima volta questo giovane ragazzo che intraprende, non so con quale esperienza, con quale capacità, diciamo questa avventura, perché la dobbiamo chiamare avventura. Sì, esperienza molto poca, perché noi facciamo tutto un altro mestiere, quindi ci avvaliamo poi dei lavoratori che ci seguono e ci collaboratori che vi daranno una mano e certamente vi aiuteranno nel... Ecco, chiaramente qui da quello che possiamo anche vedere, primo colpo d'occhio che abbiamo, le immagini ce lo propongono, non è assolutamente facile. Qui bisogna innanzitutto proprio affidarsi a persone che sanno dove mettere le mani. Sì, noi abbiamo un enologo che è il dottor Schiavi, che ci segue la produzione in cantina, e un agronomo che ci segue i trattamenti e... la potatura e tutto quello che riguarda il vigneto, insomma. Allora, in particolare voi curate soltanto il moscato, avete anche il bianco, il rosso, eccetera? No, noi abbiamo il Valcareppio rosso, il Valcareppio bianco, il moscato di Scanzo e uno spumante metodo classico. Ecco, pertanto abbastanza variegata come scelta e fino a questo momento qual è il prodotto che vi dà più soddisfazione, quello che curate con maggior passione proprio perché vedete crescere meglio, insomma? Si curano tutti con la stessa passione, poi sicuramente il moscato di Scanzo è quello più caratteristico della zona. Ecco, questa azienda vinicola fa parte del consorzio delle aziende del moscato di Scanzo, tra l'altro proprio in questi giorni il presidente, che noi conosciamo bene, abbiamo realizzato un servizio presso l'azienda vinicola La Brugherata un paio d'anni fa circa, l'avvocato Bendinelli, ha descritto che verrà a proporsi sul mercato un prodotto nuovo. Che prodotto è e che genere di prodotto potrà andare in cuneo in quello che comunque un mercato abbastanza pieno? Sì, è un prodotto nuovo che si chiamerà Vermiglio di Rosciate,
che avrà una base comunque di Merlot e Cabernet, come il Valcaleppio, e poi avrà una percentuale di Franconia e una piccola percentuale di Moscato di Scanzo. Pertanto anche qui ci sarà da curarlo con cura, proprio perché insomma, prodotto nuovo va sempre... Perché bisogna partire bene, se no poi... Infatti volevo arrivare lì, anche perché se non si parte bene con quello che è un prodotto può anche essere che magari nasca male, ma siamo sicuri, insomma, anche perché chi fa parte del consorzio del Moscato di Scanzo deve avere i requisiti giusti per restare nel consorzio, mi pare, no? Sicuramente, poi ci sarà comunque una commissione di enologi che diciamo che adesso per un anno e mezzo sarà ancora una fase un po' di sperimentazione di questo vino. In questa fase ci saranno degli enologhi che seguono e decidono poi bene le percentuali delle varie uve per arrivare poi a un disciplinare definitivo di produzione. Di questo vino, insomma. Allora ne parleremo ancora fra poco, però adesso mi incuriosisce una cosa, insomma, anche perché voi tutti sapete, ma lo dobbiamo dire, insomma, la famiglia Bergamelli è nota qui nella nostra Valle Seriana, non soltanto, ci mancherebbe, perché svolge un'attività importante per quanto riguarda, diciamo così, i lavori sulle strade, insomma, tutti quelli che sono lavori comunque importanti che danno un supporto ai vari comuni non in differente. Mi stupisce una cosa, insomma, e vorrei sapere dove è partita l'idea di ritirare, di insomma coltivare questa passione nuova per certi aspetti e soprattutto qual è il desiderio di arrivare dove? No, l'idea è partita dal papà e dallo zio che hanno ritirato questa azienda, ormai sarà 20 anni fa, e poi è stata sistemata, sono stati rifatti i vigneti, è stata sistemata la cantina, la casa. Sono stati rifatti un po' tutti gli impianti per la vinificazione e per lo stoccaggio del vino. L'idea è di portarla avanti, di migliorarla e di cercare di fare dei prodotti nuovi che possano inserirsi sul mercato, come questo vermiglio, insomma. Certo, è un mondo per lei completamente nuovo, chiaramente, un mondo tutto da scoprire. Che cosa bisogna fare, soprattutto per tagliare il traguardo in un mondo così, dove c'è anche una concorrenza, lo dobbiamo dire, spietata, non soltanto qui, ma con altri vini di produzione della nostra bella Italia, proprio, che sono magari già abbastanza rinomati. Sì, la concorrenza è tanta, sia per i vini italiani, che ormai sono conosciuti dappertutto, ma anche perché ormai in quasi tutti i paesi del mondo si produce vino, che viene importato anche a prezzi molto concorrenziali per noi, e quindi è difficile, insomma, è difficile riuscire a entrare nel mercato e vendere soprattutto a dei prezzi remunerativi. L'idea di produrre questo nuovo vino è proprio per cercare di avere un prodotto nuovo e di qualità e quindi di inserirsi sul mercato a dei prezzi anche che non siano troppo bassi, insomma. Certo, insomma, diciamo che il rapporto deve essere giusto fra la qualità e quello che può essere il prezzo, senza strafare, perché sappiamo che questo potrebbe dire magari rovinare una fetta di mercato importante. Come vedete, noi stiamo passeggiando in un salone ampissimo, qui spesso e sovente si trovano coloro che poi devono mettere nero su bianco per quanto riguarda la produzione del vino qui nella zona, e soprattutto del Moscato qui nella zona delle colline di Rosciate, come più propriamente si chiama. Le idee ci sono, mi pare che c'è, e devo aggiungere anche una cosa che ho saputo un po' di tempo fa, per la verità, che la selezione di coloro che fanno parte del consorzio del Moscato di Scanzo è abbastanza severa. In effetti alcune aziende che ne facevano parte sono state estromesse proprio perché non avevano i requisiti che il vostro capitolato richiede. Sì, sì, no, è vero, sono stati negli anni passati delle situazioni, come diceva lei, a dimostrazione della serietà, insomma. Il nostro presidente è molto rigido, giustamente, sul disciplinare di produzione, anche sull'etichettatura, su quello che c'è scritto sull'etichetta, che deve rispondere a determinate norme, non,
non transige su nessuna violazione, insomma, quindi chi sbaglia paga. Viene. I disciplinari vengono stilati proprio per questo, sì. Insomma, perché se sono abbastanza rigidi devono essere, diciamo, seguiti e naturalmente portati avanti come si deve, altrimenti sarebbe sin troppo facile fare delle piccole correzioni e poi chiamare il moscato di scanso in altro modo. Perché già comunque, non soltanto per noi, ma già in altre regioni, perché ne ho già sentito parlare anche ogni tanto quando vado in giro, sta prendendo così bene questo moscato di scanso? No, un vino particolare, adesso poi da quest'anno, cioè dalla vendemmia 2007, quindi si poteva vendere dal novembre 2009, è diventato DOCG, che è denominazione di origine controllata e garantita, che è la prima DOCG della provincia di Bergamo, e quindi è un traguardo importante, diciamo che il vino è arrivato al massimo dei suoi riconoscimenti e dei suoi titoli. Credo proprio di sì, insomma. Quindi adesso va curato e mantenuta questa qualità che si è raggiunta nel tempo, insomma. Bene, io so che Manuel, mi permetto di chiamarla così, deve andare a fare qualcosa, lui è giovane, è giusto che insomma il lavoro lo sostenga ancora e soprattutto lo coltivi e lo coltivi con la passione che ha dimostrato in questo tempo. Noi lo lasciamo libero, adesso come voi sapete la nostra trasmissione continua con che cosa? Cioè siamo orfani del nostro Rudy, perché lui proprio in questi giorni è a ex Abissinia, se volete, nella Dancalia, attuale Dancalia, è là per diletto, poi voi sapete che ci porterà le immagini che noi proietteremo, però naturalmente a farci compagnia, oltre al papà di Manuel e anche un carissimo amico che fra poco vi presenterò, c'è anche il nostro Elia che con la sua chitarra, eccolo l'inquadrato, con la sua chitarra adesso proporrà una canzone. Sappiamo che Elia è sensibile, soprattutto perché è anche un grande amico di famiglia, della famiglia Bergamelli, saprà proporvi, come solo lui sa fare, una bella canzone. Intanto ringrazio Manuel, cosa posso dire? Un in bocca al lupo e speriamo che questo Vermiglio di Rosciate possa continuare con la grande tradizione che in questi anni ha avuto il moscato di scanso e dare un'impronta ancora ben delineata a quella che è la nostra terra bergamasca. Mi pare che l'augurio sia proprio questo. Grazie, grazie mille, arrivederci. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papio di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. La ra la la, la ra la la, la ra la la, la ra la la. E
giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo svanirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un frate. Un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet. Un papio di seta blu. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Di chi sarà? Di chi sarà? Quel vecchio frate. Adieu, 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 addio al mondo. Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa, primo ed ultimo suo amore. La ra la la, la ra la la. Nostro Elia con questo diciamo suo uomo in frac che quando soprattutto l'ambiente lo richiede lo interpreta sempre e soltanto come lui sa fare, davvero bravo. Intanto saluto Roberto Carrara, eccolo qua, lui anche lui è una delle tante persone che è qui presso la cascina Martini, perché prima noi abbiamo parlato della cascina Lucchetti, ma diciamo che questa cascina, anche se naturalmente porta questo nome perché la titolare è appunto fa parte comunque della famiglia Bergamelli, della signora Lucchetti, ma la cascina è denominata Martini, qui sulle colline di Scanzo. Adesso l'avete già visto nelle immagini, abbiamo sentito prima il figlio Manuel, adesso parliamo invece con Mario Bergamelli, colui che assieme al fratello Martino una ventina d'anni fa ha avuto l'idea di ritirare appunto tutto questo declivio, questo pendio, e soprattutto di ritirare quello che oggi è diventato un grande terreno ricco anche di produzione vinicola. Come mai questa idea, Mario, vent'anni fa? Perché noi in pratica usciamo da una famiglia di contadini, mio papà, mio isì, nonni facevano i contadini e c'è rimasto sempre questa voglia di avere della terra da coltivare. E si è presentata questa occasione che è andata all'asto questo appezzamento, abbiamo fatto l'offerta, c'è rimasto. Poi il mio cugino, il Martino, che siamo soci con l'attività, lui era un po' più addentro perché suo papà era veramente, oltre che contadino, faceva il fattore al Conte Compostella e aveva più idea di me per il vigneto, di modo che assieme abbiamo cominciato a fare tutti i reimpianti perché era un vigneto vecchio ormai superato, e anno per anno abbiamo fatto i reimpianti. Adesso il vigneto è nuovo, la produzione è al massimo del suo rendimento, diciamo così, sì. Naturalmente sole permettendo. No, qua il sole, vabbè, a parte la giornata di oggi, però qua c'è sempre un bel sole e si vedono dei tramonti eccezionali, lo dobbiamo dire, veramente bello qui il posto e ci mancherebbe. Allora, dobbiamo sottolineare due o tre cose, innanzitutto il cugino Martino, non il fratello, come ho detto in maniera erronea. Dobbiamo dire che il posto qui è veramente bello, ma dobbiamo anche dire che questa zona, soprattutto proprio qui, quella che noi comunemente chiamiamo del Moscato di Scanzo, è molto conosciuta e sta avendo il successo che merita.
Perché qui ci sono, credo, 25-30 aziende vinicole, insomma, che coltivano la terra, lo fanno chi lo fa per tradizione, perché magari lo facevano i loro antenati, non tanto per la produzione, ma magari per il consumo loro, e chi invece lo fa oggi come oggi come vera e propria attività. Questo a dimostrazione, insomma, che forse partendo da qui si può capire anche quale è, diciamo così, la capacità industriale, anche se vogliamo un po' di anni fa, dei nostri vecchi, ma soprattutto dei giovani, coloro che comunque vogliono far crescere anche questa attività qui nella nostra terra bergamasca. Ma indubbiamente il modo di coltivare è cambiato completamente. I nostri padri, i nostri nonni facevano un vino che quando arrivava a tanto arrivava a 9 gradi. Oggi ci avvaliamo di professionisti, anche perché ce lo impone proprio anche la provincia, perché noi per fare il reimpianto del vigneto abbiamo dovuto prendere un agronomo, fare l'analisi del terreno, e con le analisi del terreno sappiamo che tipo di vigneto dobbiamo mettere. E poi la cantina la segue l'enologo, e di conseguenza ci avvaliamo di professionisti che si riesce a ottenere il massimo di quello che si può avere dal vigneto, insomma. Certo, e questi sono i tempi moderni, questi sono i tempi di oggi, dove appunto queste persone comunque qualificate sanno indirizzarti verso una scelta piuttosto che un'altra. E proprio queste persone, soprattutto poi anche l'intraprendenza di circa una decina di viticoltori e appassionati, nasce questo consorzio per il vermiglio di Rosciate. Voi qui so che puntate in particolare alla qualità. Puntiamo alla qualità perché sicuramente vino da tavola ci sono pieni i supermercati e non possiamo noi assolutamente far concorrenza. Però se puntiamo alla qualità, noi abbiamo dei vini, sia anche il Valcaleppio Bianco e Valcaleppio Rosso che ci supera sempre i 13 gradi, 13 e mezzo. È un vino DOC, e anche lì con i controlli che ci sono, non solo del consorzio ma proprio della Camera di Commercio, che prima di imbottigliare il vino dobbiamo fare la richiesta di idoneità, vengono, fanno i prelievi, fanno le analisi, dopo che è approvato dalla Camera di Commercio passa anche al consorzio, perché la Camera di Commercio dice se hai i requisiti per essere o Moscato o Valcaleppio, però dopo il consorzio ha gli enologi che devono anche, oltre la qualità, il profumo, cioè stabiliscono le altre regole, diciamo. Di modo che quando ci danno il bollino da mettere, vuol dire che ha tutti i requisiti per essere messo sul mercato, insomma. Certo, come vedete sulla tavola ci sono dei bicchieri, sono diciamo colmi di quello che è un po' prima di questo vermiglio da Rosciate, che speriamo possa comunque in qualche modo affiancarsi a questo prodotto che adesso andiamo a presentare, che è il Moscato Passito di Scanzo. Questo è prodotto dalla Cascina Martini Col di Paste, così viene chiamato, e questo lo dobbiamo dire è un vino di 15 gradi e mezzo, pertanto sappiate soltanto la gradazione, insomma, è abbastanza potente, ma al di là di quello ha un sapore in bocca che riempie, che gusta, e questo è un po' il cavallo di battaglia, insomma, di tutta la vostra produzione, credo. Ma sicuramente il cavallo di battaglia della nostra produzione, ma di tutto il territorio di Scanzo, grazie anche al Presidente che è riuscito a eliminare, perché qua si era preso, dato che il Moscato di Scanzo aveva un bel mercato e costa anche, perché la produzione comporta certi costi, e tutti facevano il Moscato di Scanzo, quelli di Grumello del Monte, di Chiuduno, roba del genere. Presidente, l'avvocato Bendinelli è riuscito a ottenere che il Moscato di Scanzo viene fatto solo a Scanzo, perché altrimenti non avrebbe motivo di essere chiamato Moscato di Scanzo. Ecco, la produzione, il vigneto da meno uva dei soliti vigneti, e quando viene fatta la vendemmia poi bisogna lasciarlo appassire su delle lettiere per un paio di mesi, poi bisogna lasciarlo in cantina altri 2 anni, 2-3 anni, di modo che
il motivo perché i costi salgono così, insomma. Salgono proprio perché, insomma, viene curato in maniera diversa e soprattutto ha questa, anche questa qualità che richiede maggiore attenzione e maggior capacità nel, appunto, anche nel farlo maturare nelle botti. A proposito di questo, fra poco gentilmente il signor Mario Bergamelli ha detto andremo poi in cantina a fare un giro e magari continueremo là la nostra bella chiacchierata, perché è vero, stiamo gustando il moscato di Scanzo, lo stiamo facendo in uno splendido salone, state vedendo in sovraimpressione delle immagini di questa terra, del vitigno, anche se la giornata è brutta, però prendetele così come sono, ma è bello poi vedere quello che si tira fuori da quelle che sono queste pianticelle che state vedendo in sovraimpressione e poi soprattutto dalle capacità, come dicevamo, di farlo depositare, farlo riposare e farlo soprattutto maturare. Sì, anche perché è qui l'importanza, no? Anche perché la resa è di meno, perché quando sta due mesi a passire, l'uva quando è passita il succo è molto di meno. Certo. Cioè la resa non è quella del vino normale. Questo è per giustificare proprio i costi di questo vino. Costo, ma indubbiamente, insomma, io credo che nessuno discuta su questo. A proposito di questo e di quanto ha specificato poc'anzi, io posso dirle, sono stato all'azienda Tallarini qualche tempo fa e anche là mi hanno fatto assaggiare quello che loro vorrebbero denominarlo e chiamarlo, avvicinarlo al moscato di Scanzo, e si chiamava moscato di Grumello o qualcosa del genere. Fanno un passito anche loro. Passito sì, comunque sì, sì. Buono, insomma. Sì, sì, no, ma io non dico che sia meno buono, non è moscato di Scanso. Moscato di Scanso rimane il numero uno. Cioè. Rimane il numero uno, bene, a proposito di numero uno, a proposito di coloro che si intendono di vini, vorrei il parere del mio carissimo amico Roberto Carrara. No, intendermi, sì, mi piace il vino, sinceramente. Un bicchiere lo beviamo tutti volentieri. Ma comunque qui del vino se ne trova e di ottima qualità anche. Insomma, e quando si beve magari un goccino di meno, però buono. Sì, quello sempre. Cioè, piuttosto poco, ma buon vino. Un buon vino, insomma, che poi gusta. Bene, adesso se la telecamera mi segue vado da nostro Elia. Elia, una battuta e poi noi andremo giù in cantina. Io credo che ormai tu, come dicevo, sei quasi di casa qui dal signor Mario, anche perché so che spesso vieni proprio in questa taverna con la tua musica ad allietare le compagnie, le varie compagnie. Anche quelle riunioni, magari il dopo riunioni importanti, che qui spesso e sovente ci sono. Se potessimo parlare, ce ne avremmo di avventure da raccontare. Cioè, è meglio sorvolare. Sì. Certo, anche... Una cosa la puoi aggiungere. Elia può aggiungere una cosa qua. Abbiamo fatto un festone in questa taverna con i migliori alpinisti, sicuramente della Lombardia. Quelli che hanno firmato la chitarra. Quelli che hanno firmato la chitarra dell'Elia e con i migliori alpinisti russi, che ce n'erano qua sette, proprio a livello mondiale. Certo, insomma, vorrei... certo. Non a caso il signor Bergamelli ha sopra Valgoglio, mi pare, giusto? Ancora anche lì una cascina che è di sua proprietà, insomma, una cascina. È una... non è una cascina, ma si chiama, la chiama la Capanna Giulia Maria. È famosa perché era proprietà dei famosi Crespi, che sono quelli che prima dell'Ener erano quelli che gestivano l'energia elettrica. E la Giulia Maria, che c'è ancora tutt'oggi e sta molto bene, che abita a Milano in via Monte Napoleone, a uno dei salotti più ambiti di Milano, e vabbè, sta capanna è stata messa all'asta e l'ho ritirata con degli amici, andiamo su a fare delle belle domeniche, insomma. Certo, c'è una bella camminata e proprio questa capanna Giulia Maria, a questa capanna il nostro Elia ha dedicato una bella canzone, mi pare proprio di ricordare, giusto Elia? Capanna Giulia Maria. La presenteremo magari quando andremo un po' più in alto con le nostre mete, anche perché oggi qui siamo in un posto davvero speciale e Elia sta già pensando alla prossima canzone speciale, adatta a questi luoghi ma soprattutto adatta a quello che è la bontà e la qualità e soprattutto il buon bere, perché l'ha detto prima il mio amico Roberto, l'ha detto appunto il signor Mario Bergamelli, un bicchiere di vino non è mai buono se non si beve e si gusta con la dovuta parsimonia, deve essere gustato veramente fino in fondo, perché poi
si capisce il sapore, si capisce anche il frutto del sudore che ognuno di voi che coltiva questa terra tira fuori per appunto avere questo bicchiere di vino. Mi pare che poi in fondo sia questo. Se non c'è la passione, non c'è l'amore, non si ottiene niente. Non ci sono i risultati. Non ci sono i risultati. La canzone del nostro Elia non gliela facciamo cantare qua. La facciamo andare giù in cantina, canta la canzone e poi faremo una bella chiacchierata spiegando anche come si conserva il vino per far sì che questo diventi ancora più buono. State con noi. Suona chitarra, tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore. Suona chitarra, che hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o se come un'orchestra diventi più forte del vento. Oh mia chitarra, suona chitarra, quando dico parole d'amore alla mia innamorata. Suona chitarra, quando sto in compagnia degli amici fino a notte inoltrata. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o se come un'orchestra diventi più forte del vento. Oh mia chitarra, ti amo tanto, perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava per starmi a sentire. E sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Oh mia chitarra. Bravo, bravissimo, bravo. Visto dalle immagini alla canzone del nostro Elia, canzone dedicata proprio al signor Mario Bergamelli, perché mi pare che questa suona chitarra per lei è... Ha delle parole bellissime, poi l'Elia la canta troppo bene. Bene, poi in un ambiente così, insomma, qui in questa cantina dove oltre al Valcaleppio bianco, quello rosso, insomma, c'è tutta quella che è lo spumante, il Brut e naturalmente il Moscato, quella che è la produzione della Cascina Martini. Come vedete alle nostre spalle ci sono queste bottiglie che ormai, lo dobbiamo dire, sono l'epoca moderna, insomma. Una volta si conservava in queste botti particolari di legno, oggi invece sono tutte qua. Hanno la stessa funzione, né più né meno. Sì, sì, sì. Hanno la stessa funzione, perciò sicuramente. Non è che uno che dice ma nelle botti di non so che materiale era, di legno, sì, è diverso rispetto botte a botti di rovere, roba del genere. Rovere. Magari per qualche invecchiamento particolare, ma comunque per il la vino, produzione ormai è questa. Ecco. Qui siamo, come avete visto, Valcaleppio Rosso, poi andiamo più su, ci sarà il bianco. Questa è la produzione 2009. Partiamo proprio da qui. Com'è stata la produzione 2009? È stata buona. E negli ultimi anni, vorrei dire 2007, 2008 e 2009, sono state tre annate veramente
per noi buone come quantità, ma anche più che altro come qualità. Ecco, la qualità in questo, soprattutto in questa zona, al di là del fatto che poi bisogna mantenerlo e poi lo vedremo più avanti, addirittura 2 anni lì fermo in bottiglia oltre che nelle botti così, la qualità deriva da che cosa quando si raccoglie? Ma la qualità deriva, bisogna partire dalla potatura. Cioè, se nella potatura si lascia molto, cioè dà molto più uva, ma sicuramente... Non è così qualitativamente, non è così buono. Se invece se guardiamo la potatura che facciamo noi, che rimane quasi niente, di modo che è meno uva, ma più qualità. Certo, c'è più qualità, insomma, pertanto è proprio questo. Poi chiaramente il clima, il sole... Dopo i prodotti che bisogna dare, perché purtroppo con l'inquinamento che abbiamo tutti gli anni nasce qualche problema di nuovo, e il motivo che ci segue un agronomo è proprio per dare i prodotti giusti in base, cioè ogni annata cambia, cambia in base anche alla stagione. Certo. Perché se piove troppo, se c'è troppo caldo, troppo umido, in base a questo ci sono dei prodotti che portano a maturazione e alla piena produzione. Per carità, non è che per chi è appassionato stiamo scoprendo chissà che cosa, perché sicuramente sono cose che si sanno, però queste per voi viticoltori, diciamo, sono cose basilari ed è proprio qui che dovete porre la vostra attenzione. Sicuramente. Allora, siamo davanti a queste botti, andiamo a vedere, perché mi pare che da questa parte c'è il Valcalepio Bianco. Qui deve riposare quanto questo DOC 2009? Valcalepio Bianco di meno, questo basta un anno. Questo basta un anno, noi questo adesso potremmo fra un mese chiedere l'idoneità e possiamo tranquillamente imbottigliarlo. Invece per quanto riguarda il Valcalepio Rosso, quello possiamo chiedere l'idoneità solo un anno dopo, cioè in pratica fatto la vendemmia. Quel 2009 dobbiamo fare la vendemmia del 2010, dopo la vendemmia del 2010 possiamo chiedere l'idoneità. Ecco, questa è una prassi o no, è perché deve maturare bene? No, è una prassi che dobbiamo rispettare, ma è dovuta proprio perché deve maturare. Fa parte del disciplinare. Sì, certo. Sono cose che bisogna spiegare, insomma, perché bisogna prestare la massima attenzione. Intanto ci incamminiamo su in cima, la telecamera ci segue e andiamo a scoprire, qui è tutto Valcalepio Bianco ancora. Ah, ecco, ci fermiamo perché dobbiamo specificare questo Valcalepio Bianco base. Base vuol dire che questo è quello che usiamo per fare lo spumante, fare le bollicine. Questo per fare le bollicine. Anche questo deve stare un anno qua, poi viene imbottigliato, messo il tappo corona e deve stare 2 anni sdraiato nei cestelli prima di metterlo. Ecco, ve lo spiegheremo fra poco questo procedimento. Io, pensate, sono venuto a saperlo proprio in questi giorni, a dimostrazione insomma che bisogna porre la massima attenzione. Invece di lì c'è il Valcalepio Rosso, che è quello da tavola, diciamo, quello che normalmente si usa proprio per il pranzo, per, anche se comunque la qualità qui sì, è... Diciamo che è lo stesso vino del Valcalepio Rosso, no? Però questo, dato che lo vendiamo a Damigiane, non si può chiamare vino DOC. Ecco, però è sempre Cabernet e Merlot che mischiato assieme fa il Valcalepio Rosso. Questo viene chiamato da tavola perché non lo imbottigliamo, ma come vino ha le stesse qualità dell'altro. Le stesse qualità e la stessa vendemmia, insomma. Andiamo avanti, anche la telecamera ci segue e andiamo a scoprire questo, che in fondo c'è anche la scala, perché recentemente è stato fatto un controllo, ma credo che faccia parte comunque appunto della cantina. Qui c'è il Moscato di Scanzo, qui siamo nel DOCG 2008, questo è proprio il massimo della vostra produzione. Sicuramente, ecco, questo deve stare 3 anni qua e poi verrà imbottigliato fra 3 anni. 3 anni nel silo? Sì, 3 anni nel silo. Rispetto invece a un anno del rosso? Sì, questo è il passito purtroppo a questi tempi. Sappiamo, e ha già spiegato prima, il perché anche di un costo un pochettino diverso, certo. Anche perché la produzione è minore. Certo. Ecco, invece qui la telecamera ci segue ancora e andiamo a vedere, anche perché è una cosa basilare e importante. E adesso il signor Bergamelli ci spiega, qui vedete ci sono le bottiglie, pensate che qui in
in questo angolo ce ne sono 6.600 e la produzione nel 2008, di là ce ne sono circa 7.000. Qui vediamo questa bottiglia che io mi permetto di prendere, non so se faccio bene o male, la prendiamo in mano, questo è un bianco rosso. No, questo è lo spumante. Ah, questo è lo spumante. Bollicine, lo spumante. Questo è il bollicine. Questo è il bollicine che dopo un anno nel silos viene imbottigliato, messo col tappo corona, e dopo due anni viene fatto il degorgiamento, si chiama, in pratica si deve tenere per due mesi dentro nei suoi contenitori, tutti i giorni bisogna fare un quarto di giro. No. Ah, tutti i giorni deve essere tutti girato? Tutti i giorni deve venire l'uomo a fare un quarto di giro. C'è qua un uomo apposta che tutti i giorni viene qua. Tutti i giorni deve fare un quarto di giro finché tutte le impurità vanno sul fondo, dopodiché viene una ditta specializzata con la sua macchina, che è molto. Una macchina lavorata, diciamo. Ecco, la bottiglia va messa in un frigo, è un frigo rotondo che gira. Quando arriva alla macchina per lo sboccamento, questa parte qua è ghiacciata. La macchina toglie il tappo corona, toglie la parte ghiacciata, mette il tappo di sughero e la gabbietta e poi è pronto per... Ecco, praticamente facendo e lasciandolo così, tutte le impurità del fondo vengono in cima e poi vengono tolte. Esattamente così. E lì nasce il bollicine DOC. Sì. Ecco, parliamo, perché è giusto, voi sapete, insomma, il nostro compito è anche questo. C'è una bella produzione, diciamo, qui avete una bella produzione rispetto a quello che coltivate. Insomma, cioè la percentuale è abbastanza buona? Sì, no, è buona, ma più che altro penso che siamo riusciti a ottenere una qualità non per vanto, ma veramente le nostre bollicine sono apprezzate da tutti quelli che le provano. Non è da invidiare alla Franciacorta né agli altri, sicuramente. Insomma, stiamo, lo dobbiamo dire, parliamo in generale, perché non vorrei sembrare troppo patriottistico, anche perché il signor Bergamelli lo conosco da tanti anni, amico del nostro Elia, ma al di là di quello, ma parliamo in generale di questa zona. Dobbiamo dire che in questi ultimi anni la zona di scanso del Moscato, come noi amiamo chiamarla, veramente sta facendo le cose per bene e soprattutto sta facendo dei passi importanti verso quella produzione che possiamo contendere come qualità le migliori aziende, insomma, vuoi il Piemonte, eccetera, vuoi il Trentino, che dicono abbastanza famoso per quanto riguarda dei vini particolari, bianchi soprattutto. Sì, questo lo posso garantire, anche perché abbiamo un'amministrazione qua a Scanso Rosciate, il sindaco in prima persona, che ci sostiene veramente tanto, ci tiene ai prodotti, ci tiene ai nostri prodotti, specialmente al Moscato di Scanso, e organizza anche delle buone manifestazioni, e veramente ci sostiene parecchio. Certo, beh, lo dobbiamo dire che il biglietto da visita anche per il comune stesso non è indifferente. Certo. La produzione di un Moscato, certo, di Scanso, che ormai sta per entrare diciamo nella grande produzione, ma soprattutto conoscitiva da parte da tutta l'Italia, credo che sia un biglietto da visita importante anche per il piccolo, certo, comune come può essere Scanso. Sicuramente, no, è vero. Ecco, questo è importante. Allora, che dire ancora, signori? Io credo che qui oggi abbiamo davvero raccontato una splendida favola, ma come mi piace sottolineare, ma credo voi l'abbiate capito, è una favola di casa nostra, perché io ho girato, e qui glielo devo confessare, credo che lei lo sappia benissimo perché avrà girato prima di me naturalmente un po' qualche cantina in giro nel Friuli, eccetera, in Piemonte, così, anche perché è bello vedere un attimino come si svolge la produzione. Dobbiamo dire che stiamo anche noi nella nostra zona, sotto l'aspetto della qualità, stiamo arrivando proprio vicini a queste produzioni che peraltro sono storiche, perché queste sono produzioni storiche dove veniva prodotto il vino da centinaia e centinaia di anni, insomma, ci stiamo arrivando anche noi lì. Sì, la nostra non è una grande cantina, è una cantina a livello familiare, quel poco che facciamo vediamo di farlo bene, tutto lì. È una cantina a livello familiare dove però in totale ci sono circa 35-40 mila bottiglie. Sì, 35 mila. Ecco, non sono assolutamente male, se consideriamo che di queste 35 mila, 7-8 mila sono al Moscato di Scanso. No, al Moscato di Scanso sono di meno, sono 1.600. Hanno 1.600, 7-8 mila del bollicine. 7 mila di bollicine, poi il resto...
Valcaleppio bianco e rosso. Ho esagerato col moscato di Scanzo, magari fossero 7-8 mila. Ti sei lasciato prendere la moscato? forse anche l'ambiente, soprattutto questo odore che si riempie, insomma, in qualche modo. Io direi, abbiamo raccontato questa bella favola. Elia, ecco che ci raggiunge per la conclusione anche il nostro Elia, andiamo a concludere. Cosa dici? Io so che tu, come ho detto prima, sei di casa, però è sempre un piacere venire qua, è sempre un piacere scoprire anche, diciamo così, l'aspetto di quella bevanda che tu per tanti anni forse hai usato, qualche volta anche abusato. Ho gradito, dai. È stato il nostro primo assaggiatore. È vero, gradito, comunque sì. Adesso dobbiamo dire che è veramente un buon vino, sì. Questo. Come imprenditore, Mario, lo preferisco imprenditore nel campo del vino, più che strade, eccetera. E asfalti, che so io, insomma. Beh, comunque al di là. Ecco, però questo, e soprattutto quello che ha fatto lei, assieme al cugino, naturalmente, il diversificare. Credo che sotto questi aspetti venga dimostrata anche la capacità dell'imprenditore, no? Cioè voi che come azienda siete ancora prolifici per quanto riguarda le attività delle strade, eccetera, eccetera, l'azienda Bergamelli, insomma, ormai è rinomata non soltanto qui nella nostra valle, avete pensato però a un certo punto di diversificare, un po' per diletto, un po' per piacere, ma e ci mancherebbe un po' anche per profitto, perché fino in fondo poi, anche se credo che qui i soldi sono entrati parecchi, e prima di tirar fuori dei profitti ci vorrà ancora qualche anno. Però avete diversificato proprio perché si può pensare anche a questo e si deve pensare anche a questo, che essere industriale vuol dire anche diversificare e creare qualcosa di nuovo. Sì, ma non tanto per quello l'abbiamo fatto, comunque indubbiamente anche questa è un'attività che comporta anche questo sacrificio e tutto, e se c'è qualcosa di profitto ben venga. Però degli investimenti, sì, investimenti, dei rischi. Però è stata fatto più che altro per una passione, per un passatempo, per qualcosa di diverso della solita attività che facciamo da anni. Certo. Insomma, ecco. E come si dice, se da un passatempo poi arrivano anche le soddisfazioni, meglio ancora. Sicuramente. Ecco, io credo di dire che qui, d'ora in poi, la famiglia Bergamelli, la Cascina Martinini, soddisfazioni ne avranno parecchie. No? Faccio tanti... Onori al merito, perché bisogna dire solo così, onori al merito, perché quando un imprenditore si mette in un altro campo, un'altra gestione, è difficile da avviare, invece ha dimostrato che sa fare anche quello. Beh, insomma, come si dice, insomma, quando c'è anche un pochettino di, come possiamo dire, insomma, colpo d'occhio o di capacità nel gestire un'azienda, poi si sa che si può proseguire anche per quanto riguarda un'altra azienda, un altro ramo, un altro settore. Così sta capitando e ci mancherebbe. Io ne sono pienamente convinto, anche perché lo dobbiamo dire, insomma, e mi ha fatto piacere che lui l'abbia detto all'inizio. Arriviamo da una famiglia di contadini, dalla semplicità, e siamo tornati per certi aspetti a quelli che erano le nostre radici. Ancora coltivare la terra, anche se adesso naturalmente in maniera diversa rispetto a tanti anni fa. Questo è segno di capacità, ma di amore per la nostra terra. Indubbiamente, no? Devo dire di sì. Benissimo, concludiamo qui. Grazie Elia, due canzoni. Come vedi, ti risparmio la voce per dei momenti più importanti. Va bene così. Va bene. Quella così. Seconda poi chitarra mia dedicata al signor Bergamelli, Mario. Credo che ci stava tutta. Sì. Bravissimo. Grazie al nostro Elia, grazie anche al signor Bergamelli per la cortesia e per la disponibilità del suo tempo, che sappiamo essere prezioso. Vi abbiamo, come ho detto, raccontato una favola. Saluto anche il mio amico Roberto, che è là, che sta gustando, perché adesso andiamo a bere ancora un calicetto di quelli giusti. E stavo dicendo, vi abbiamo raccontato ancora una favola di casa nostra, quello che volevamo fare, perché noi siamo capaci anche di questo, coltivare il vino qui nella nostra Valle Seriana, da tutti, Valle Seriana e dintorni, per carità, considerata magari una valle un po' chiusa, una valle dove le capacità di coloro che ci abitano sono limitate. Non è assolutamente vero, e oggi ne abbiamo dimostrato che non è assolutamente vero. Qui ci sono le capacità imprenditoriali, ma soprattutto le capacità date dall'amore e dalla passione. Se vi è piaciuto, noi saremo qui anche sabato prossimo con un'altra storia, un altro ricordo, un altro racconto della nostra valle e non solo. Grazie, buona settimana a tutti. Viva Mario, e viva Bacco, e viva il vino.
son sicuro. E allora ve lo dico che un giorno rivedrò le stelle alpine, le bianche signorinelle, timide sorelle, piccole sentinelle delle cime. Le rivedrò sotto il sole e carezzate dal vento, o con un po' di fortuna le scoprirò il chiar di luna. Se al chiar di luna le rivedrò, prometto che non le coglierò. Al chiar di luna si sa, tutto romantico appare. Tra la, tra la, 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 e sarà come sognare. Tra la, tra la, 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 su per i monti a cantare. L'ultima stella alpina che ho colto in vita mia avrà 30 anni ormai, se consumata. L'ho colto un bel mattino, ricordo era settembre, e dalla brina era inargentata. Or sul far...